40 minuti per un mezzo pubblico sulla metropolitana la mattina, se dovrebbe vergognare invece di andare in giro. Una gara piena di buche. Abbiamo anche sentito il parere di un cittadino piuttosto esasperato, mentre Umbretta Colli, assessore al Ci Stiamo Lavorando, sta parlando in questo momento. Passiamoci perché sennò qui blocchiamo tutti. Ecco, come vedete, Virgi si appresta a percorrere la carreggiata centrale di Via Appia. Ricordiamo, oggi è lunedì 2 ottobre 2017, saranno circa le 19, insomma giù di lì. Il traffico, come vedete, è sempre quello, e il sindaco, la sindaca Virgi, sta per aprire e inaugurare appunto questa parte di Via Appia Nuova. C'è, ecco, un applauso da parte del pubblico pagante che lo sottolineerà, giusto appunto. Avete visto tutti quanti gli assessori e il codazzo vario che si appresta a questa fantomatica, fantastica oserei dire, riapertura della Via Appia Nuova dopo 5 anni di chiusura a causa cantieri della linea A. Forse proprio a far data da oggi il cantiere di San Giovanni può essere definitivamente concluso. I lavori iniziarono nell'aprile del 2007, cioè 10 anni e mezzo fa. Ecco, vediamo, è stata riaperta anche la carreggiata subito dopo il fornice centrale di Porta San Giovanni. Ecco, pregherei la regia di zoomare. Ecco, c'è un po' di caos durante l'attraversamento pedonale e vorremmo sapere quale sarà la prima vettura che avrà modo di uscire dal fornice centrale di Porta San Giovanni per dirigersi verso la carreggiata centrale, giusto appunto riaperta. C'è anche un invalido sul lavoro, lo potete vedere, ecco, adesso zoom. Ecco, sì, è lì con le stampelle ed è un invalido del lavoro, probabilmente con le stampelle. Ecco, nel frattempo Virgi è sempre lì al centro dell'attenzione. Quella vestita di rosso che vedete al centro è sempre Umbretta Colli, assessore al Ci Stiamo Lavorando. Ma sta più assieme, ah sì, non vedevo il timer. 4 minuti e 30, in questo momento non so quanto potrà essere ancora filmato, perché tra poco la memoria andrà in saturazione. Io direi di sospendere e di procedere con un terzo filmato. Grazie, risentirci. Riprendiamo il collegamento, ora diverse automobili già sono nella carreggiata centrale di Via Appia. Molto probabilmente sarà un City Class sull'85, se non vado errato, che lo vedete laggiù, adesso zoom. Ecco, quell'85 che eventualmente vedrete, è un po' impossibile vederlo, chiedo scusa, c'è un camion davanti. Dicevo, cioè, ecco, mi sposto il punto di vista, quel City Class laggiù che vedete è molto probabilmente
il primo City Class, il primo autobus quindi che varcherà il fornice centrale di Porta San Giovanni per dirigersi verso la nuova carreggiata testé inaugurata da Virgin. Alcuni dicono Virgin non mollare, ecco, vedete il consueto codazzo di prima. Se riuscite a vedere anche al centro di questo folto gruppo l'attuale sindaco di Roma, onorevole avvocato Virginia Raggi, detta Libera e Bella. Il City Class è rimasto incollato lì da prima. Nel frattempo appunto escono le automobili, già sono le primissime automobili che escono dalla carreggiata centrale, come potete vedere, adesso zoomerò. Ecco, ci sono già delle macchine che passano nella carreggiata centrale ed è un City Class sull'85, la prima vettura che esce. Ah no, mi sono sbagliato, è un effetto ottico, scusate. No, ancora non c'è l'effetto ottico, ma chissà, forse sarà dirottato nella carreggiata centrale, vediamo, anche perché non penso che possa più prendere la via Appia Nuova, vediamo. Se si tratta, ecco, il vigile è piuttosto indeciso, non sa dove mandare la vettura. La vettura è il City Class numero, non lo vedo, è il numero, non lo vedo, la 4333, non capisco, forse, perché da qui vedo doppio, purtroppo, vabbè, insomma, è una di quelle, avete vista quale sarà, ed è la prima sull'85 che ha riaperto la carreggiata centrale. Possiamo attraversare e andare direttamente da Virgin per intervistarla, ovviamente. Ecco, i passeggeri sono stati avvisati che la fermata è stata spostata al centro della carreggiata, ci sono già i primi passeggeri, mentre Ombretta Colli li osserva da lontano, strette di mano consuete con gli operai. Grazie a tutti, ecco, ho fatto anche delle foto con Virgin, che bacia un po' tutti. Ricordiamo appunto che la carreggiata centrale della via Appia riapre dopo circa 5 anni di lavori per l'adeguamento, la connessione tra la linea A e la linea C della metropolitana di Roma. Le condutture, le nuove areazioni, eccetera eccetera, hanno comportato una chiusura appunto di questa importante parte della via Appia Nuova, che era stata adibita a svolta a sinistra per via Faenza già dal 1984, quindi erano più di 33 anni per la precisione che il traffico in uscita da Porta San Giovanni comunque proseguiva dritto per
Ecco, scusate, nel frattempo è passato. Proseguiva dritto, dicevo, per via Pianuova, per via Faenza. E oggi ha riaperto, come vedete, appunto, le strisce sono nuovissime. C'è anche il signor operaio, che ha una certa esperienza a giudicare dall'età, che fa i suoi selfie con, giustamente, il sindaco. Tutti fanno i selfie, come vedete. C'è anche Mastro Lindo qua davanti che fa il selfie anche lui. Ogni tanto qualcuno esce nella carreggiata per strada. Ecco, sì, grazie Virgi, grazie di tutta l'intervista che ci hai fornito. Ciao Virgi, ci rivediamo. Virgi, detta anche libera e bella, come dicevo prima. Ecco, già saluta, tutti si fanno i selfie insieme a lei. Io invece le ho fatto un filmetto. Sopra, fai di sopra il marciapiede. Sì, sopra il marciapiede, ci dice. Sopra il marciapiede. Sì. Sì. Ecco. E con questa, così, con questo addio su Porta San Giovanni, possiamo, insomma, il marciapiede ci dice, appunto, così possiamo, ecco, vedere il Virgi che attraversa la via Appia, se ne va verso Coin, probabilmente a fare dello shopping. Questo nostro collegamento qui da Piazzale Appio è terminato. Io vi ringrazio per l'attenzione che fin qui mi avete prestato. Vi rimando ad un altro video sul trasporto pubblico urbano da parte mia, cioè Tranvinicius, che vi saluta. Si saranno fatte nel frattempo le ore, non so che ore sono, saranno intorno alle 19:30 di questo lunedì 2 ottobre 2017. Grazie e a risentirci.